Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie soprattutto a chi mi ha invitata. Grazie dunque alla dottoressa Maria Luisa Pacelli, ad Elena Rossani che mi ha presentato ed anche ad Alessio Costarelli, l'organizzatore di questa bellissima mostra che ho appena visto e all'atrio della quale ho organizzato questo ciclo di conferenze. Oggi parlare di Canova non significa soltanto parlare di uno scultore, significa anche definire una figura complessa, un po' come emerso anche dagli interventi che mi hanno preceduta, perché uno dei grandi protagonisti della politica culturale in Italia in quegli anni e quindi bisogna un po' ricostruire anche le sue relazioni con gli ambienti artistici ed istituzionali, con la committenza pubblica e con quella privata, con il mercato dell'arte. In altre parole, un sistema dell'arte, così come è venuto definendosi dagli studi di Stefano Susinno e Liliana Barroero in poi. Ed è proprio questa la prospettiva metodologica che assumeremo nel cercare di raccontare la storia delle relazioni tra Canova e Napoli. Questo tipo di panorama è già emerso nel corso della quarta settimana di studi canoviani, dove appunto molti interventi furono dedicati alla città di Napoli, ma in realtà questi studi prendono le mosse già dall'anno 1900 con uno studio pioneristico di Angelo Borselli, poi sono stati diciamo aggiornati con vari interventi. Ma già appunto durante questa settimana è emerso il ruolo che Canova ha avuto a Napoli come interlocutore di Vicar nella riorganizzazione dell'Accademia. Ha avuto un ruolo molto importante anche nel pensionato artistico, quindi nella formazione di tutti i giovani artisti che si recavano a studiare a Roma e che erano seguiti da Canova. Fu coinvolto anche in un grandissimo cantiere neoclassico napoletano, l'edificazione della chiesa di San Francesco di Paola e anche nelle commissioni di grandi dipinti che furono realizzati in quell'occasione. E emerge anche dagli studi il suo intervento come consulente per acquisti di dipinti e di sculture, sia per Casa Reale, sia per committenti privati. È stato anche tramite con molti mecenati napoletani, quindi ha portato a Napoli molti artisti, poi vedremo meglio, e dunque il suo ruolo va considerato veramente a tutto tondo. E ognuno di questi temi naturalmente meriterebbe di essere approfondito, ma noi oggi li toccheremo soltanto un po' a volo d'uccello perché sono tante le cose che dobbiamo dire. Però è necessario ricollocare la figura, insomma, e darle la giusta profondità di campo, quindi era una premessa necessaria. Inoltre un altro tassello interessante che pure ci sembra importante inserire è un riferimento alla fortuna di Canova nella capitale partenopea dal punto di vista della critica d'arte, quindi di come poi l'editoria locale ha parlato di lui, lo ha presentato. Dobbiamo ricordare per esempio che il Giornale Enciclopedico di Napoli già dal 1807 molto presto ha pubblicato un estratto tradotto del testo di Fernow, quindi insomma molto per tempo i napoletani si aggiornavano un po' sulla critica più recente e soprattutto incominciavano a considerare questo dialogo, no? Questo confronto dialettico tra Canova e Thorvaldsen che poi troveremo anche proprio in sede espositiva in molte collezioni private napoletane, però ci torneremo meglio poi. Di tutto questo quindi daremo conto nell'intervento, ma cercheremo di seguire un filo cronologico per mettere un po' d'ordine in tutti questi temi e quindi il filo sarà quello dei viaggi e delle commissioni dell'artista e lo abbiamo ragioneremo intorno a quattro nodi cronologici, quindi quattro fasi le potremmo definire. Allora, la prima, sicuramente quella più interessante, quella dalla quale sono emerse più cose nuove e interessanti, sono gli anni compresi tra il 1780 ed il 1799, anni che videro importanti commissioni da parte del collezionismo, soprattutto privato, perché giunse a Napoli il famoso gruppo di Adone e Venere e fu commissionato il gruppo che poi non sarà mai realizzato per Napoli, il gruppo di Ercole e Lica. In questa stagione però è anche molto interessante notare che la fama dello scultore si afferma prima dell'arrivo del gruppo di Venere Adone attraverso la circolazione dei calchi in gesso.
proprio questi calchi che la bella mostra che c'è qui ha restituito, insomma, nella loro importanza. Bene, molti di questi calchi erano anche proprio in collezioni private napoletane ed è soprattutto in questo periodo che incominciano a circolare, quindi poi ci soffermeremo meglio su questa prima fase. La seconda fase invece sono i 6 anni che vanno dal 1800 al 1805 e sono gli anni della prima importante commissione borbonica, quella per la statua colossale di Ferdinando IV come Minerva, e ci sono in questi anni anche numerosi interventi come consulente per il mercato d'arte, come ho già detto prima, sia per la corte sia per alcuni collezionisti privati. Quindi Canova è l'uomo che a Roma, in contatto con Angelica Kaufmann, in contatto con Giovan Gherardo De Rossi, fa da mediatore, guarda, scrive, consiglia. Ed è interessante questo perché tutta questa documentazione poi al 1802 si ferma, cioè quando lui viene poi investito di un importante incarico di ispettore alle belle arti, incomincia a guardare la cosa probabilmente da un altro punto di vista, e quindi poi si interromperanno queste sue consulenze per il mercato dell'arte romano. Bene, poi il terzo periodo invece sono gli anni del decennio francese, quindi gli anni che vanno dal 1806 al 1815. Anche qui abbiamo delle importanti commissioni pubbliche, ormai Canova è uno scultore pienamente affermato, e per Napoli c'è la storia della commissione di Giuseppe Bonaparte per la statua equestre del fratello Napoleone, che poi non riuscirà ad essere completata, si trasforma strada facendo, diventerà invece il monumento equestre a Carlo III, come vedremo poi. Ma in questo periodo ci sono anche i 2 busti ritratto di Gioacchino e Carolina Murat, e soprattutto incominciano ad arrivare anche a Napoli gesti per l'Accademia, perché nel 1807, grazie al rapporto con Vicar, anche presentato a Napoli proprio da Canova, incominciano ad arrivare a Napoli i grandi calchi in gesso che dovevano servire come modello per i pittori, e tra questi anche alcuni calchi proprio canoviani. E quindi si intensifica il rapporto di Canova con le istituzioni. Infine c'è l'ultima fase, la fase della restaurazione, questa che va dal 1816 fino alla morte dello scultore nel 1822, e qui Canova è già, insomma, è impegnato in altro e si diradano un po' i rapporti con Napoli, ma restano comunque forti invece quelli con alcuni antichi amici legati ancora al primo circolo, quello di Berio e di Capecelatro, lo vedremo in seguito, e quindi arriva a Napoli questa vestale che vedete qui rappresentata, una bellissima testa ideale che adesso non è più da noi, e poi alla morte di del committente del Venere Adone viene anche commissionato dalla famiglia il grande sepolcro, che però non sarà poi il monumento sepolcrale, che non sarà mai realizzato. Bene, adesso incominciamo però questo nostro viaggio. E partiamo quindi proprio dal primo viaggio di Canova a Napoli. Siamo nel 1780, ho visto che anche nelle altre conferenze è stato dato grande rilievo a questo primo viaggio di formazione che Canova compie insieme all'amico architetto Gian Antonio Selva. Ed è importante perché durante questi viaggi lo scultore, che è giovane, molto giovane, ma è già uno scultore affermato, veramente riesce ad allargare a 360 gradi, insomma, tutta la sfera delle sue esperienze, e in particolare lui qui incontra già molte persone, anche perché il suo viaggio era stato preparato dal segretario di Girolamo Zulian, quel Giuseppe Foschi che lo metterà in contatto con tutta una serie di personaggi dell'entourage napoletano. E come molti, Canova giunge a Napoli ed è conquistato dalla straordinaria varietà e bellezza di una città dove l'antico si coniugava con la natura, quindi era veramente un'occasione unica. Vasi e vulcani, no? Un po' come questa, parafrasando la mostra che è stata dedicata a uno dei principali personaggi della Napoli di quegli anni, William Hamilton, che questo titolo dà appunto conto degli interessi collezionistici di un gruppo di persone che si riunivano intorno ad Hamilton, che erano appassionati di antiquaria, ma anche appunto
appunto di vulcani, di geologia. Questo perché cercavano proprio le radici della storia, la storia della Terra, così come la storia dell'uomo. Quindi in questo senso geologia ed archeologia andavano benissimo d'accordo. E quindi a Canova si avvicina, insomma, a questo ambiente, conosce molti di questi uomini proprio in occasione di questo suo primo viaggio napoletano. E c'è da dire che in quegli anni Napoli è anche una capitale massonica. La regina è Maria Carolina d'Austria, quindi ci sono strettissimi legami con la corte viennese. Lei sta cercando un po' di emancipare suo marito Ferdinando di Borbone da questa tutela spagnola che si era esercitata per lungo tempo attraverso il ministro Tanucci, quindi ormai cresciuto e soprattutto sposatosi con Maria Carolina, Ferdinando incomincia un po' a liberarsi da questi legami molto stretti con la Spagna, e quindi si incomincia a guardare a Vienna, si incomincia a guardare anche a Londra, e tutto questo avviene anche attraverso questa rete, questa fratellanza massonica, che è comunque una presenza molto importante nella Napoli di quegli anni, soprattutto per gli ambienti che poi saranno frequentati da Canova 10 anni più tardi. Quindi dovevamo ricordare questa cosa. Proprio qui a Napoli lo scultore, durante questo suo primo viaggio del 1780, ebbe modo di visitare, oltre ai teatri dove si recò ogni sera, molte chiese, monumenti, collezioni che sarebbe troppo lungo qui elencare, ma soprattutto, come consueto per i viaggiatori dell'epoca, Pompei, l'area flegrea e naturalmente il Museo Ercolanese di Portici, che era un po' il museo all'avanguardia dell'epoca, dove erano raccolti tutti i materiali provenienti dagli scavi, quindi era veramente un unicum. Quindi a Napoli, come a Roma, Canova entrò in contatto diretto, visivo, ma soprattutto emotivo, con i materiali che già conosceva bene, ma conosceva attraverso calche, riproduzioni, mentre qui invece lui riesce a vederli dal vivo. Che cosa vede? Quali sono le opere che lo colpiscono di più? Ce ne sono tante, io ne ho scelte soltanto un paio come esempio. Ecco, questo è la statua dell'Hermes in bronzo che lui vede nel febbraio del 1780 e scrive nel suo diario di viaggio, 5 febbraio 1780. Siamo andati questa mattina a vedere il Museo di Portici e vidimo 14 stanze ripiene di cose ritrovate nel scoprire Ercolano. Vidimo, tra le cose più belle, primamente una statua grande al naturale di bronzo rappresentante Mercurio seduto. Questa è di meravigliosa bellezza, che in quel carattere non ne vidi una simile a Roma. Vidi poi altre statue di bronzo, cioè un fauno ubriaco, e anche questo di buona mano. Tracce della metabolizzazione profonda di questa e di altre opere che lo scultore ammirò in quella sede durante questa visita vi sono ancora in molte opere canoviane, e alcune proprio di quegli anni. Ad esempio quel Teseo e il Minotauro, che è un'opera molto importante, come sapete, nel corpus canoviano, perché segna una svolta molto precisa in direzione neoclassica, nella postura del quale molti studiosi hanno già rilevato uno strettissimo rapporto con il fauno e anche con l'Hermes, oltre naturalmente poi che di un articolato confronto con gli intellettuali della cerchia anglo-veneto-romana che Canova frequentava in quegli anni a Roma. E ancora nel corso di quella stessa visita, il 5 febbraio del 1780, Canova vedrà anche gli affreschi ercolanesi, che costituivano veramente un unicum nell'intera Europa. E scrive: «Siamo poi passati a vedere le stanze delle pitture antiche e ne ritrovai di diverse mani, di buone, di passabili e di bellissime, che gli vedevo il vero bel carattere. Massime una, di Castore e Polluce, ed una pittrice che sta dipingendo quell'autore greco che fece le tragedie. Molte altre poi, ma anche nelle mediocri, si ritrovava, se non altro, un'invenzione così semplice e bella che è cosa mirabile». E questo è l'affresco descritto dal viaggio, quindi vi faccio notare la pittrice inginocchiata, e nel passo si richiama l'attenzione sull'affresco della pittrice che il Canova dovette ricordare quando poi realizzò
la stele di Angelo Emo. Quindi non molto tempo dopo c'è una rielaborazione, una metabolizzazione di questi temi che lui aveva incontrato a Napoli. Ma oltre alle corrispondenze dirette, è proprio lo spirito leggiadro degli affreschi ercolanesi che viene reinterpretato. L'idea dello sfondo nero che disancora le figure fluttuanti, conferendo loro una speciale leggerezza, elementi ripresi anche in molti altri dei dipinti conservati presso la Casa Museo di Cossagno. No, no. Qui l'immagine, però ve li ricorderete tutti, quelle danzatrici che fluttuano leggere su questi sfondi neri, che sono veramente, insomma, quasi una citazione. E una profonda metabolizzazione della stessa idea di leggerezza possiamo individuarla anche in opere celeberrime, come ad esempio l'Ebe di Forlì. Quindi è proprio questa idea della leggerezza che possiamo mettere in contatto con le danzatrici che lui vede da noi a Portici. Non indulgeremo ulteriormente sull'esperienza di questo primo soggiorno di formazione, benché molte altre siano le cose che sarebbe interessante raccontare, ma non c'è tempo. Ritroviamo invece lo scultore a Napoli 10 anni dopo, quindi siamo nel 1790-91, seguendo le tracce lasciate dal suo imponente carteggio, conservato nel fondo canoviano di Bassano del Grappa e oggi finalmente digitalizzato. E scopriamo così, siamo ormai nel 1791, che giunge da Napoli attraverso una lettera di Onofrio Boni, una prima idea per una commissione di statue equestre dedicata proprio a Carlo di Borbone. Quindi c'è questa prima idea, in realtà si chiede a Canova di realizzare in marmo una scultura a partire da un modello che doveva essere fuso in bronzo e che invece non si sa per quale motivo era stato interrotto, ma non vi è seguito a questa richiesta di Boni. L'occasione era interessante perché ci si sarebbe potuto confrontare con il celebre modello classico che pure aveva visto durante la sua visita al Museo Ercolanese, le due statue, Balbo Maggiore e il Balbo Minore. Questa adesso è nel Museo Archeologico di Napoli, ma allora erano nel Museo Ercolanese di Portici, ed anche il cavallo Mazzocchi, che anche era lì in quegli anni. Quindi era l'occasione per confrontarsi con un celebre modello classico, certamente quello della statua equestre, che se nel Marco Aurelio Romano aveva un significativo riconosciuto punto di riferimento, certamente, data la destinazione, avrebbe dialogato anche con queste due statue equestri che erano collocate nel Museo Ercolanese di Portici. Intanto Canova intrecciava a Napoli rapporti con un milieu molto interessante, di impronta arcadica e massonica, come abbiamo detto prima, di sostenitori della riforma dell'opera in musica proposta da Gluck. Quindi c'è tutto un côté musicale che va seguito. Questi intellettuali coltivavano, parallelamente ad ambienti romani coevi, un classicismo anacreontico che celebrava nella grazia prassitelica, contrapposta nel paradigma winckelmanniano al sublime fidiaco, uno stile delicato, più vicino ad una sensibilità già quasi romantica ed in questo senso quindi più moderna. Alcune lettere spedite nella capitale partenopea da Ranieri Calzabigi, uno dei protagonisti di questo ambiente, sono estremamente indicative in tal senso e ne citerò per questo un brevissimo passo. Sentendo che si va ormai avanzando verso il fine del suo maestoso deposito, me ne rallegro con lei e mi lusingo che darà tutto il suo tempo ai lavori di Prassitele, abbandonando quelli grandiosi di Fidia, e tanto più che questo non è il secolo dei Pericli. Ranieri Calzabigi è una figura di spicco nella scena musicale europea, amico dell'abate Foschi, residente a Napoli in questa prima metà degli anni 90. Fu lui ad introdurre Canova nel suo entourage, che possiamo considerare un po' come la sponda partenopea del circolo degli anglo-romani, Gavin Hamilton, Angelica Kaufman, Volpato, Raffaele Morgan, riuniti a Roma intorno ad Abbondio Rezzonico. Sono documentate in questo quinquennio relazioni epistolari dello scultore veneto con Carlo Castone della Torre Rezzonico, cugino di Abbondio, quindi per questo forse già in relazione con Canova, e Giuseppe Locchesi Palli, un aristocratico napoletano che fu anche un coraggioso impresario teatrale, sostenitore dei principi della riforma musicale e fautore della messa in scena dell'Alceste, l'opera musicata da Gluck sul libretto di Calzabigi.
Attraverso la corrispondenza con questi personaggi, soprattutto dalle lettere inviate da Lucchesi Palli, emergono molti aspetti interessanti. In particolare il ruolo di Canova come mediatore per gli acquisti d'arte, sia antica che moderna, sul mercato romano. Più di una volta, infatti, il conte Lucchesi consultò Canova per chiedergli un parere in merito all'acquisto di dipinti antichi che gli erano stati proposti da Pietro Concolo o da Giovan Gherardo De Rossi. C'è tutto un carteggio molto ricco che vi risparmio. E questo potrebbe sollecitare una riflessione sull'operato di Canova prima di diventare ispettore per le belle arti, come abbiamo detto prima, come agente all'interno del vivacissimo mercato romano. Inoltre Canova introduce in questi ambienti, attraverso proprio Lucchesi e Calzabigi, anche il pittore veneto Domenico Pellegrini, che realizzerà molti dipinti per la committenza napoletana, dipinti purtroppo oggi dispersi, ma che invece questa preziosa fonte dell'epistolario canoviano documenta. All'interno di questo entourage matura anche un rapporto importante che accompagnerà Canova per tutto il resto della vita, quello con Francesco Maria Berio. Questo è il figlio di Gian Domenico, la cui collezione lo scultore aveva visitato già nel corso del suo primo viaggio napoletano, ed è il committente della prima opera canoviana in marmo, arrivata a Napoli nel 95, il gruppo di Venere e Adone. Ma prima della famosa scultura giunsero in città, attraverso questo circuito, i calchi in gesso di altre opere, le cui tracce possiamo seguire attraverso il carteggio. Nel 1791 e a casa di Calzabigi il calco dell'Amorino, che vedete qui, questo è un calco in gesso, questo è un calco realizzato per Falier, ma dobbiamo immaginare che quello che si trovava a casa di Calzabigi fosse praticamente identico a questo, eseguito per la prima volta nel 1786 come ritratto del principe Lubomirsk e il replicato con qualche variante nel 1788 per John Campbell. Nelle lettere si fa riferimento anche ad una psiche, il calco della psiche Blum, del terminato nel 1789, o più probabilmente, visto la rete di relazioni, quello della variante realizzata per l'amico e mecenate Girolamo Zulian, che era più, diciamo, legato a questo network, potremmo definirlo oggi con termini moderni. Anche se non vi è prova che la psiche sia mai realmente poi giunta a Calzabigi, invece l'Amorino sì. Questi due calchi hanno grande eco a Napoli. Questo è l'Amorino e questa è la psiche. Anche questa naturalmente non è quella giunta a Napoli, questa è il marmo della psiche, invece noi stiamo parlando di un calco in gesso che però non c'è pervenuto, quindi vi mostro il marmo. E questi due calchi hanno un grandissimo eco a Napoli. Filippo Bernardo Orsini, che era anche congiunto di Abbondio Rezzonico, infatti eredita anche l'Apollo che si incorona, che per un brevissimo tempo passerà da Napoli, ma poi seguirà altre vie. Questi due calchi arrivano a Napoli e lui li espone nel giardino della sua villa di Portici, sempre rivestiti da questa patina che sappiamo Canova utilizzava per rivestire le sculture in marmo, ma anche i gessi, questa stessa patina che abbiamo visto ancora ben conservata qui nei gessi esposti in mostra. Giuseppe Lucchesi Palli anche li aspetta, ma la loro spedizione non va a buon fine, quindi lui non riesce a riceverli. Lo scultore e restauratore napoletano Angelo Brunelli scrive a Canova per farsi spedire anche lui un calco dell'Amorino, che dice proprio visto da Calzabigi, mentre il principe Adam Auersperg lo vede sempre lì a casa di Calzabigi e ne commissiona a Canova una replica della testa in marmo. Questo ci fa anche capire quanto la realizzazione e la circolazione dei calchi in gesso delle proprie opere, pratica che fino allora era sconosciuta agli scultori, rientri in una moderna strategia di autopromozione abilmente utilizzata da Canova. In questa fase ne fanno conoscere le opere più recenti, quanto è meglio delle stampe alle quali pure Canova dedicò grande attenzione, portando magari anche a nuove commissioni, come nel caso citato. Non va trascurato però che essi creavano anche un mercato parallelo, destinato a quanti non avrebbero mai potuto permettersi un marmo, e questo contribuiva a creare e ad alimentare il mito canoviano, proponendo un diretto confronto in sede espositiva con la statuaria antica, i cui calchi erano già largamente presenti in molte raccolte private. Questo è quanto accadrà poi anche in Inghilterra. Insomma, si incomincia a creare il mito di Canova proprio confrontandolo con gli antichi,
molto, moltissimo attraverso questi calchi in gesso, quindi dobbiamo veramente restituire a queste opere tutta l'importanza che loro hanno. I calchi della Psiche e dell'Amorino dunque arriveranno anche in casa Berio, già dal 1791, quindi prima del Veneradone, molto prima, e a questi si erano aggiunti anche alcuni bassorilievi raffiguranti episodi della vita di Socrate e dei poemi omerici, serie che lo scultore aveva realizzato esclusivamente in gesso, non li realizzerà mai in marmo, per farne dono agli amici più cari, quindi Zulian, Falier, Rezzonico, per intenderci, e Berio faceva parte di questo circuito, quindi era un mecenate molto vicino. I rilievi Berio, non sappiamo purtroppo dai documenti quanti fossero, erano disposti nel cortile del Palazzo della Famiglia in via Toledo e da lì furono trasportati probabilmente dopo la morte di Francesco Maria, quindi dopo il 20, 1820, nella villa fuori porta della famiglia a San Giorgio a Cremano, dove è stato possibile rintracciarne ancora due, purtroppo, come vedete, in pessimo stato di conservazione. C'è questo che rappresenta Socrate che si congeda dalla famiglia e le donne troiane offrono il peplo a Pallade, purtroppo è, come vedete, veramente in pessimo stato di conservazione. I rilievi, giocati su pochi piani e in accordo con la semplificazione lineare propugnata dal nuovo stile, sono portatori di un'innovazione che i contemporanei percepirono chiaramente, e a quelli donati ad Abbondio Rezzonico è dedicato anche uno scritto di Giovan Gherardo di Russi, pubblicato nel 1795 proprio sul Giornale Letterario di Napoli, e consentivano quindi agli artisti, ai critici, al pubblico partenopeo di aggiornarsi direttamente su quanto di più moderno Canova andava producendo a Roma in quegli anni. E non casuale coincidenza di date, in quello stesso anno arriva a Napoli il gruppo di Venere e Adone e suscita uno straordinario clamore. Del resto era la più rilevante scultura contemporanea destinata ad un privato e fu addirittura esentata dal pagamento della gabella d'ingresso. Nelle motivazioni si legge: per l'eccellenza dell'opera che emula le più rinomate che hanno fatto tanto onore agli scarpelli greci e deve servire come modello agli artisti. Così cita il dispaccio reale, che pure viene pubblicato in questo nostro giornale enciclopedico. E quindi è molto interessante questa cosa, perché è un'opera privata, ma è un'opera che è molto pubblica anche. Doveva servire come modello agli artisti, quindi si prevedeva una fruizione molto allargata. E infatti era esposta in un tempietto appositamente edificato nel giardino del Palazzo di Via Toledo, quindi non nella galleria che sarebbe stata di più difficile accesso, ma un giardino dove era stato edificato questo tempietto, collocata sul bilico, come molte altre sculture canoviane, cioè un perno attraverso il quale era possibile farla girare per osservarla da diversi punti di vista. E le fonti raccontano che c'era anche la predisposizione per un sistema di illuminazione notturna con le candele, perché era una modalità di fruizione molto diffusa all'epoca, no? Andare di notte al lume di candela e riuscire a cogliere veramente anche i minimi passaggi chiaroscurali in questa atmosfera molto particolare. La scultura era meta di numerosi visitatori, tanto che, come scrive Antonio d'Este da Napoli, dove si trovava proprio per accompagnare la scultura, era così frequentata, meta di visitatori, che avevano dovuto negare l'accesso al giardino. A un certo punto non ce la facevano più, hanno dovuto chiudere le porte del giardino. Quindi questo ci parla di una fruizione veramente molto molto allargata. Del resto questo è confermato anche da molti scritti che circolarono a commento dell'opera, prima tra tutte la descrizione che proprio Carlo Castone della Torre Rezzonico pubblica a spese di Berio in un opuscolo, una bellissima e accurata descrizione. È interessante notare che Canova stava riflettendo già da tempo sul soggetto e ne abbiamo testimonianza dal bozzetto realizzato per Poniatowski dell'Adone compianto da Venere, il bozzetto che adesso è conservato a Possagno, ed anche c'è una testimonianza in questo modello di gesso grande al vero che raffigura Venere che incorona Adone, che pure è conservato adesso a Possagno. Inoltre
Canova aveva parlato a Zuliani in una lettera già dal 1790 della sua intenzione di lavorare senza precise commissioni a due sculture, un gruppo di Adone che si allontana da Venere, quindi proprio il soggetto che 5 anni dopo arriverà a Berio, e un Ercole, un'opera di genere delicato ed una di genere di tema eroico. Interessante la risposta di Zuliani. Mi pare che contribuisca assai alla gloria dell'artista il mostrarsi in lavori di carattere tutto opposto. Peraltro, credo che meriti approvazione il pensiero di fare le opere per venderle poi a quelli che piacessero. Questa è la lettera del 26 maggio del 1790 di Zuliani a Canova. Questa è una pratica nuova, specialmente per quanto riguarda la scultura, che trova ragione nella trasformazione del sistema delle arti in quel periodo. La committenza aristocratica stava perdendo terreno ed una nuova classe di amatori ed intendenti, intellettuali di estrazione borghese, si stava formando. E del resto lo stesso Berio lo è, perché Berio è un uomo nuovo, insomma, sono arrivati a diventare marchesi attraverso una strategia di nobilitazione, ma insomma diventano marchesi alla fine del Settecento, quindi possiamo annoverare all'interno di questo gruppo Berio stesso. E in questo passaggio Canova rivendicava una libertà nelle scelte dei soggetti e dei modelli compositivi che si trovò in più di un'occasione a difendere orgogliosamente, come vedremo poi nelle vicende della commissione per l'Ercole Lica. Questo nuovo modello di mecenatismo trovò piena accoglienza in quegli ambienti arcadici e massoni che abbiamo già delineato. Si trattò dunque più che di una vera e propria commissione, questa del Venere Adone, di un'opera maturata nell'ambito di un'affinità di indirizzi, proposta dallo scultore ed accolta dal mecenate, che sicuramente ne apprezzò i delicatissimi passaggi chiaroscurali e la grazia malinconica di impronta anacreontica. Berio fu anche traduttore di Anacreonte, quindi è proprio tutta un'atmosfera che circolava in questi ambiti. In altri salotti della città, però, le capacità dello scultore veneto, al di fuori delle opere di genere delicato, venivano messe in dubbio. E fu così, lo riferisce ancora Antonio d'Este nella sua biografia canoviana, che Onorato Gaetani, duca di Miranda, gentiluomo molto vicino alla corte ed in particolare alla regina Maria Carolina, voglio offrire allo scultore l'opportunità di cimentarsi non più solo nell'anacreontica grazia così lodata nell'ambito del milieu di Berio, ma anche in una scultura che raffigurasse la forza virile verso la quale in quegli anni la ricerca dell'artista si andava orientando attraverso l'idea per l'Ercole, come abbiamo anche appreso dalla lettera per lo Zulian, e attraverso l'elaborazione delle due statue dei pugilatori. Il duca di Miranda, come uomo della corte, era attento a entrambe le matrici del nuovo gusto. Da un lato il classicismo arcadico sostenuto a Napoli dalla cerchia di Berio e Calzabigi, rappresentato in pittura da Angelica Kaufmann, della quale il duca di Miranda fu uno dei principali committenti, come risulta dalla memoria delle pitture della pittrice. È citato per molto tempo, inspiegabilmente era stato confuso con il suo omonimo Caetani, duca di Sermoneta, ma insomma poi l'analisi di questa documentazione canoviana ha consentito invece di ricostruire questa figura che veramente insomma è uno dei principali committenti di Angelica Kaufmann in Italia. E quindi da un lato lui era interessato a questo ambito e dall'altro però aveva interessi anche per l'antico nella sua semplificazione lineare, versione che era rappresentata dai tedeschi di stanza a Napoli protetti da Maria Carolina e primo tra tutti Tischbein, che fu chiamato a dirigere l'Accademia tra il 1789 e il 1799, quindi sono anni in cui Tischbein e Hackert sono presenti a Napoli e c'è appunto il duca di Miranda è committente anche di Tischbein, così come del resto anche il marchese Berio. In quel momento, a Napoli come a Roma e in altri centri, queste due differenti declinazioni dello stesso gusto si intrecciano e si confrontano, trovando proprio in Canova un punto di equilibrio. Il soggetto scelto per il gruppo destinato a Gaetani fu Ercole Lica, nel chiaro intento, già testimoniato da molte fonti coeve, di impostare un confronto con il celeberrimo Ercole Farnese, da poco giunto da Roma.
Nella medesima dimensione colossale proposta da Canova stesso, la nuova scultura doveva rappresentare l'Ercole in movimento e avrebbe fatto da pendant dell'Ercole in riposo, rappresentato dalla statua farnesiana. Quindi questo è l'Ercole farnese, esposto, ben noto a Canova, esposto da lungo tempo a Roma, ma che era giunto a Napoli, e questo è l'Ercole invece che Canova modella per il Duca di Miranda. La scultura canoviana doveva dialogare con l'Ercole anche sul piano espositivo e nel fare ciò si assecondò una richiesta dello scultore stesso, che si era offerto di realizzare una statua di dimensioni colossali, proprio quindi per confrontarsi con l'Ercole, allo stesso prezzo di una grande al vero, proprio allo scopo di farla giungere a Napoli, dove il confronto con una delle più celebri sculture dell'antichità si sarebbe potuto realizzare. Per questo il duca Onorato Gaetani chiese alla regina il permesso di poterla esporre proprio di fronte alla statua farnesiana. Questa è una cosa curiosa, non era destinato alla sua abitazione, in via Chiaia, ma invece Canova chiese, ottenne attraverso Gaetani, di collocarla proprio nello stesso ambiente che in quegli anni l'architetto Schiantarelli, prima Maresca poi, stava progettando, quindi un ambiente specifico all'interno del quale avrebbe dovuto trovare accoglienza l'Ercole farnese ed anche dunque l'Ercole canoviana. Quindi immaginate la potenza di questo confronto. E questo museo era un museo, tra l'altro, in fieri, in costruzione, un modello straordinario, un modello illuminista che doveva raccogliere le sculture farnesiane, i materiali antichi provenienti dagli scavi del regno, ma anche l'Accademia, anche i laboratori di restauro, anche la biblioteca e finanche una specola astronomica di cui resta traccia oggi nella meridiana del Palazzo degli Studi, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale. Le dimensioni dell'opera e la sua inconsueta destinazione espositiva generarono una certa confusione sulla vera identità del committente ed alcuni pensarono già allora che in realtà fosse stata la regina stessa ad incaricare lo scultore veneto. A sgomberare il campo da ogni dubbio ci aiuta il carteggio, conservato presso l'archivio, tra il Duca di Miranda e Canova stesso. Un gruppo di carte molto interessante, anche perché oltre a dirimere definitivamente la questione dell'identificazione del vero committente, ci illumina sull'evoluzione, anzi sarebbe forse meglio definirla involuzione, dei rapporti tra l'artista e il Gaetani. Il progetto, infatti, come sappiamo, non andò a buon fine. Per le dichiarate difficoltà economiche nelle quali il duca venne a trovarsi a ridosso dei difficili anni a cavallo del secolo, quindi rinunciò alla commissione tra il 1798 e l'inizio del 99, ma anche perché, lo si evince da una lettura attenta, tra i due protagonisti di questa vicenda sorsero molti malintesi, fondati proprio sul progressivo slittamento della figura del mecenate verso quella del semplice acquirente. Sarebbe molto interessante, per certi aspetti divertente anche, leggere alcune lettere del carteggio tra i due, perché è ricostruita veramente nel dettaglio tutta questa storia, ma non ve li leggerò perché il tempo purtroppo è tiranno. E mi limiterò soltanto a sottolineare che Canova stesso, dopo aver a malincuore firmato un contratto, perché vi ricordo che invece per il Venere Adone non c'era stato nessun contratto, si rifiutò di realizzare un bozzetto per il committente che invece glielo aveva chiesto. Quindi Canova si ribella, dice: ma come? Mi chiede un bozzetto, perché? E rivendicando attraverso questo gesto la sua completa autonomia fin dall'inizio, configura dunque il loro rapporto in questa direzione. Così, quando Gaetani dichiarò di non poter più tenere fede all'accordo preso a causa di queste sopraggiunte difficoltà economiche legate a tempi difficili, lui è costretto anche a fare un debito proprio in quegli anni, quindi sicuramente non ha più i soldi per far fronte a questa importante commissione, siamo tra il 98 e il 99 come dicevo prima, accetta di rinunciare all'anticipo che aveva già versato e invita lo scultore a terminare comunque la scultura, riservandosi poi di acquistarla se la sua situazione finanziaria fosse nel frattempo migliorata.
Il gruppo, dopo un periodo di incertezza sulla sua destinazione, fu poi richiesto nel 1801 dal Duca di Torlonia, nel cui palazzo fu collocato nel 1815 e oggi è invece esposto nella Galleria Nazionale Moderna, d'arte moderna di Roma. E in quell'occasione ci fu un ultimo sgradevole episodio tra Canova e il Duca di Miranda, che cercò di recuperare l'anticipo, perché diceva: beh, ma adesso lei l'ha venduta questa statua, quindi non ha più avuto nessun danno, mi mandi l'anticipo oppure un piccolo marmo di valore equivalente. Ma Canova non ne vuole sapere, gli risponde in modo molto sdegnato. E così purtroppo Napoli perde l'occasione di questo confronto tra gli Ercoli, e l'unica traccia che resta di questa vicenda è invece il ritratto di Canova proprio mentre lavora al modello di Ercole Lica, lo vedete lì sullo sfondo. Questo è un ritratto di Canova dipinto nel 1795, quindi proprio data della commissione, da Angelica Kaufmann. E quindi, sapendo ormai quanto stretta fosse la relazione tra la pittrice e il Duca di Miranda, riusciamo a contestualizzare anche diversamente questo già noto dipinto. Proprio mentre i rapporti tra Canova e Gaetani erano ormai in crisi e il gruppo languiva nello studio dell'artista, tra il 99 e il 1800 lo vide Domenico Venuti, che propose alla corte di acquistarlo, e Zurlo, figura centrale nella vita politica e culturale della Napoli di quegli anni, nel sostenere la sua proposta scrive: non potendo meglio esprimersi la democrazia abbattuta dalla forza sovrana che con un Ercole che getta Lica in fondo al mare. Quest'opera, con un'iscrizione allusiva, sarebbe di un eterno esempio ai buoni e di terrore ai malvagi, e proporrebbe per il locale un tempio innanzi al Real Palazzo o in altro luogo. Quindi c'è un riferimento al tempio che poi sarà realmente costruito, ma solo con la seconda restaurazione, quella chiesa di San Francesco di Paola, e che vedrà anche una statua canoviana per quella piazza, e cioè quella per Carlo III. In quell'occasione però la proposta invece non fu accolta, perché l'impegno della corte da quell'anno fu speso in direzione di un'altra scultura commissionata a Canova, il ritratto di Ferdinando IV come Minerva. L'iconografia di questo monumento risulta piuttosto insolita. Era infatti più spesso l'Ercole l'eroe mitologico destinato a rappresentare i sovrani. In questo caso però viene scelta Minerva, la dea guerriera ma anche saggia, protettrice della virtù, delle scienze, delle arti. La scelta della dea è stata letta alla luce di un confronto con Roma giocato in quegli anni sul piano simbolico. Il potere temporale dei papi infatti era ormai in declino e Napoli era uscita vittoriosa dalla battaglia per liberarsi dalle ingerenze di matrice feudale sul regno. E inoltre Ferdinando IV era riuscito anche nell'intento di trasferire la collezione farnesiana a Napoli. Come abbiamo detto, il trasporto era avvenuto tra il 1787 e il 1788, si concludeva proprio in questi anni, però nel 1800, ed aveva riunito, come era per Roma, l'antico e il moderno, i materiali dagli scavi del regno e la collezione farnese, che, come abbiamo già detto, si progettava di esporre in un solo museo. Così Napoli avrebbe celebrato in Ferdinando la sua Minerva. D'altro canto, la scelta di Minerva è leggibile anche in chiave antifrancese. Infatti non si può ignorare il riferimento alla Pallade di Vietri, che, scavata da pochi anni, fu portata alla luce infatti nel 1797 e subito famosa anche per le notevoli dimensioni, fu prelevata dai francesi nel 1798 e trasportata all'Accademia di Francia. Da qui, dopo l'ingresso nel 1799 dell'esercito borbonico a Roma, fu dichiarata bottino di guerra del re di Napoli. Ed è proprio in questo giro d'anni, prima quindi che in forza del Trattato di Firenze del 1801 i francesi riuscissero a riappropriarsi della statua, che infatti oggi è al Louvre, cade la commissione della statua di Ferdinando come Minerva, visto che Canova ne dà notizia a Tiberio Roberti in una lettera del 17 maggio del 1800. Inizialmente era stato proposto di dotare la statua di un piedistallo decorato da un basso rilievo raffigurante qualche episodio storico contemporaneo, ma Zurlo non piacque l'idea di accostare una scultura all'antica con personaggi abbigliati alla maniera moderna, e della cosa non se ne fece più niente.
A questo momento deve risalire il bozzetto, oggi conservato a Bassano, che almeno per il braccio ripiegato sul fianco riprende invece il motivo della Minerva Giustiniani, che Canova aveva molto ammirato. Nel 1801 il modello a grandezza naturale è già completato e nel 1803 è già cominciata la sbozzatura nel marmo. Nel 1806 però la commissione si blocca per l'avvento sul trono di Giuseppe Bonaparte e matura immediatamente l'idea di un'altra commissione importante, la statua equestre di Napoleone Bonaparte che il re vuole donare alla città. Da questo momento quindi ben due opere monumentali sono in cantiere per Napoli, seguendo le alterne vicende politiche delle dinastie regnanti. E così nel 1807 Canova è per la terza volta a Napoli per scegliere il luogo ove far collocare la statua colossale di Napoleone. Giuseppe Bonaparte gli chiede di fermarsi per eseguire un suo ritratto, ma lo scultore rifiuta, sostenendo che il modello in creta del cavallo era già nel suo studio e si sarebbe rovinato se egli non fosse tornato subito a Roma. La scultura equestre doveva interessare particolarmente Canova perché rappresentava per lui una sfida nuova. I modelli antichi ai quali abbiamo già fatto riferimento sicuramente lo sollecitavano a proseguire in direzione di un confronto tra antico e moderno, stavolta non così diretto sul piano espositivo come quello con l'Ercole, ma comunque intenso. Altro imprescindibile punto di riferimento sarà la natura. E Canova quindi condurrà un'attenta osservazione sul naturale che lo porterà ad una monumentalità naturale al tempo stesso composta, che costituisce una soluzione certamente molto innovativa per l'epoca. Va aggiunto che inizialmente la figura di Napoleone doveva volgere il capo all'indietro. Qui vedete appunto la prima idea. Come un generale rivolto alle sue truppe. L'idea però non convinse gli amici Giuseppe Bossi e Catremer de Quincy, che temevano che potesse essere letta in chiave caricaturale. Canova fece notare a Catremer, in una lettera del 1810, che ragioni compositive lo spingevano a privilegiare questa ipotesi, dato che gli consentiva di creare un legame tra la parte posteriore e quella anteriore della statua, che, come tutte le sculture canoviane, era pensata per essere guardata da diversi punti di vista. Eppure questa prima idea resta documentata solo da alcune incisioni, una è questa che vi mostro, e il cavaliere sarà poi realizzato invece con il capo rivolto in avanti, così come gli stessi modelli antichi suggerivano. L'iter dell'opera durò molto a lungo. Nel 1810 la commissione era stata nel frattempo ereditata da Gioacchino Murat, era terminato il modello in gesso del cavallo e 2 anni dopo anche quello del Napoleone, che fu consegnato e collocato in uno spazio appositamente realizzato. Nel 1813 Canova dunque è di nuovo a Napoli per eseguire le teste ritratto di Gioacchino e Carolina Murat. Queste sono 2 incisioni. Le due sculture erano note fino a poco tempo fa solo attraverso incisioni e gessi. Recentemente è emerso invece dal mercato antiquario il ritratto di Gioacchino, che dalle fotografie presentate, io non l'ho visto, ma insomma dalle fotografie sembrerebbe davvero di mano canoviana. Tra l'altro corrisponde perfettamente con il gesso, quindi è veramente un bellissimo marmo che è passato sul mercato antiquario abbastanza, insomma, recentemente ed è stato acquistato per una cifra ovviamente stratosferica. Durante quel viaggio Canova frequentò ancora Berio e fu suo ospite nella sua villa San Giorgio a Cremano, dove fu incoronato di rose dalle figlie nubili del marchese. E ancora, durante la sua permanenza nella capitale, nel regno, in quest'anno, furono stretti gli accordi con i fonditori indicati da Canova stesso, i fratelli Righetti, che a Roma possedevano un'avviata bottega che produceva riproduzioni in bronzo dalla statuaria antica e molti altri pregiati manufatti. In occasione dell'importante commissione, i Righetti organizzarono a Napoli e più precisamente proprio a San Giorgio a Cremano, proprio grazie alla mediazione di Berio, che come abbiamo visto lì aveva la sua villa fuori porta, comprarono una villa e organizzarono lì degli spazi idonei per eseguire la complessa fusione.
Ancora oggi è rimasta una memoria toponomastica di questa vicenda nel nome di quella zona che si chiama proprio Cavalli di Bronzo. Quindi c'è proprio la fermata della circonvisoriana San Giorgio Cavalli di Bronzo, e questo insomma ci ricorda questa vicenda. Ma l'organizzazione andava per le lunghe, e così nel 1815, alla caduta di Murat, l'opera non era ancora realizzata e fu interrotta. Al suo ritorno sul trono nel 1816, Ferdinando confermò la commissione, ribaltandola però sul piano iconografico e tornando così a quella prima idea, della quale resta traccia nella lettera di Boni, avrebbe dovuto rappresentare non più ovviamente Napoleone, ma il padre Carlo III, fondatore della dinastia napoletana dei Borbone. Canova si piegò malvolentieri al riadattamento del monumento equestre, anche perché fu costretto ad accontentare l'esplicita richiesta del re, che voleva il cavaliere rivolto in avanti, con il braccio teso, ad indicare il palazzo reale, e lo scultore rinunciò così completamente al piglio eroico che aveva inteso rappresentare nella prima ideazione del condottiero che invece si gira dietro rivolto alle sue truppe. Il condottiero valoroso che guida il suo esercito si trasforma nel re che, impugnando le insegne reali, si offre alla celebrazione dei sudditi. Canova aveva sperato per un breve momento di vedere coronato il suo monumentale cavallo, il più grande d'Europa, come lo definisce egli stesso, consapevole dell'opera che aveva intrapreso, aveva sperato di vederlo coronato dalla figura di Wellington, e ne parla all'eroe della battaglia di Waterloo durante un loro incontro. Ma della cosa, insomma, non se ne fa nulla, e visti i tempi difficili, Canova ripiegò poi per la soluzione più sicura ed esaudì le richieste del nuovo committente, terminando il modello del cavaliere, la cui fusione fu completata nel 1821. Ecco, questa è un'altra immagine che ce lo fa vedere di profilo, e quello ovviamente sullo sfondo. A Canova sarà commissionato anche quest'altro cavallo, che però appunto non sarà poi mai completato, sarà completato da scultori napoletani a causa della morte dello scultore. Intanto nel 1819 si era conclusa la lunga vicenda della statua di Ferdinando IV come Minerva, che fu sistemata nella nicchia dello scalone centrale del Real Museo, che dal 1816 aveva modificato il suo nome diventando il Real Museo Borbonico. La sua collocazione ce la andiamo a rivedere. Ecco, io devo passare continuamente da un'immagine all'altra, perché come vedete queste commissioni si intrecciano, quindi anche poi nella sistemazione delle immagini ho avuto non poche difficoltà. Faremo un po' su e giù. E viene quindi sistemata nella nicchia dello scalone, e la sua collocazione è frutto della collaborazione tra lo scultore stesso e l'architetto Pietro Bianchi, un architetto svizzero che, proprio con il parere favorevole di Canova, era stato scelto per edificare questa grande chiesa, l'ex voto che i Borbone restaurati vollero in luogo del previsto Foro Murat, la Basilica di San Francesco di Paola. Questo grande cantiere neoclassico del quale abbiamo parlato anche prima. Negli anni in cui la scultura stava per essere completata, Bianchi scrisse a Canova per chiedergli la sua approvazione in merito al progetto di collocare la statua in una nicchia coronata da una semivolta scodella nella quale si apriva un oculo per lasciare entrare la luce dall'alto. Già in altre occasioni lo scultore aveva manifestato il suo gradimento per un'illuminazione che prevedesse una luce zenitale, in linea con alcuni allestimenti museografici coevi, a loro volta ispirati al modello del Pantheon. Del resto, quasi 25 anni prima, il tempietto fatto costruire da Berio per il gruppo di Venere Adone era stato criticato, ad esempio, proprio dal della Torre Rezzonico, perché non prevedeva l'illuminazione dall'alto. La colossale statua di Ferdinando come Minerva, posta su un basamento disegnato da Bianchi stesso, che recava inciso un'epigrafe commemorativa, fu inaugurata però solo il 7 febbraio del 1822, quando il suo scultore ormai già non c'era più. L'importante scultura però non era la prima presenza di un'opera canoviana nelle sale del Palazzo dei Vecchi Studi, dove è stata finalmente ricollocata e dove la vedete in questa immagine, poiché questo era sede del Real Museo, ma anche dell'Accademia, come abbiamo detto prima, dove erano da tempo collocati importanti calchi. Nel 1807, infatti, Canova si era interessato per procurare al pittore francese Jean-Baptiste Vicard,
nominato direttore dell'Accademia di Belle Arti proprio su segnalazione dello scultore, dei calchi in gesso di alcune opere antiche sulle quali dovevano esercitarsi gli allievi. Nella lista dei calchi richiesti, Vicara aveva inserito anche i pugilatori. Canova però si offrì di sostituirla con il calco della statua colossale di Napoleone che in quel periodo si stava gettando in bronzo. Evidentemente sceglieva di presentarsi nel museo e nell'accademia attraverso un'opera più recente e di commissione imperiale, che quindi gli avrebbe dato maggior prestigio. L'anno dopo propose l'acquisto del gesso di Letizia Bonaparte. Non è un caso che l'Accademia avesse sede, come abbiamo detto, all'interno del Palazzo dei Vecchi Studi, che accoglieva anche il museo concepito con le sue collezioni come punto di partenza e punto d'arrivo del percorso formativo dell'artista neoclassico. I gessi costituiscono così un'ulteriore occasione espositiva per confrontarsi con i modelli antichi dai quali aveva tratto ispirazione e presentarsi come modello egli stesso per i giovani allievi dell'Accademia e per tutti gli intenditori che la frequentavano. Il dialogo tra antico e moderno dovette funzionare in particolare per la Letizia. Perché se un punto di riferimento è stato sicuramente la statua dell'Agrippina dei Musei Capitolini, il gesto delle mani raccolte in grembo richiama quello dell'Agrippina Farnese che da poco era giunta nelle sale del museo e con cui quindi si realizzava quell'ideale confronto che con l'Ercole e l'Ica lo scultore non era riuscito a portare a compimento. A testimoniare il tipo di considerazione nella quale Canova teneva i gessi inviati a Napoli, sicuramente ben maggiore di quella che poteva essere riservata a dei meri strumenti didattici, come oggi li intenderemmo, vi è una lettera scritta all'Arditi, direttore del museo, il 22 aprile del 1810, nella quale Canova mostra tutta la sua attenzione alle condizioni di luce e posizione, e quindi di fruizione, per dirlo con un termine moderno, della quale le sculture necessitavano. Canova così scrive ad Arditi: «Nell'occasione che partivano da qui per servizio di codesta reale accademia, i miei due gessi di Madama Letizia e dell'imperatore re, pregavo l'egregio cavaliere che volesse occuparsi gentilmente di farli esporre ad un lume piuttosto propizio e con quel vantaggio che naturalmente sogliono richiedere le opere moderne, solite ad essere sindacate con più rigore». E lo preveniva che per assicurare che la statua fosse collocata nel suo vero punto di vista, si avesse avuto la cura di far calare un filo a piombo dal capezzolo sinistro a perpendicolo appunto e dentro d'un cerchietto inscritto sulla pianta medesima, contrassegno praticato per quest'unico effetto. Quindi vedete quanta attenzione Canova aveva posto alla giusta collocazione del soggetto all'interno dell'Accademia. Ma il desiderio di una corretta esposizione per i suoi due gessi doveva essere esaudito solo a metà. Durante il viaggio a Napoli del 1813, infatti, egli si recò al Real Museo ed apprezzò l'ordinamento che Arditi stava curando. Ma quando visitò gli ambienti destinati all'Accademia, si infuriò per la collocazione, che riteneva inadeguata, del suo gesso di Napoleone, minacciando di distruggerlo a colpi di martello se non si fosse provveduto subito a sistemarlo. Il problema fu evidentemente risolto perché il gesso sopravvisse alla furia dello scultore e restò esposto con la Letizia fino a quando, in pieno clima postunitario, furono collocati con la scultura di Ferdinando IV come Minerva nei depositi del museo, dove restarono fino al 1886, quando fu allestita la cosiddetta Sala del Canova, tardo tributo al maestro che lo avrebbe sicuramente gradito. Oggi, disgiunto ormai l'antico dal moderno, il gesso della Letizia che vedete qui nell'immagine è esposto nel Museo di Capodimonte, mentre i frammenti della testa del Napoleone come Marte Pacificatore, recuperati dai depositi dell'Accademia, sono stati restaurati ed esposti nella galleria dell'Accademia, dell'istituzione stessa. La scultura colossale del Ferdinando come Minerva, invece, dopo un lungo esilio nel vestibolo degli uffici della soprintendenza, dove è stato fino a pochissimo tempo fa, ha finalmente ritrovato il suo posto d'onore nell'emiciclo dello scalone del museo, che vi ho mostrato nell'immagine precedente, grazie agli studi e ai voti di uno straordinario curatore, Andrea Milanese, congiunti all'intervento dell'attuale direttore, Paolo Giulierini. E così almeno
la Minerva ha ritrovato la sua casa. Parallelamente alle vicende dell'imponente Ferdinando IV si apre così l'ultimo capitolo di questa lunga storia. Intorno al 1818 torna a manifestarsi la cerchia di Berio, stavolta arricchita dalla presenza di un personaggio interessantissimo, l'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro, collezionista e mecenate, consulente in materia d'arte della regina Carolina Bonaparte Murat durante il decennio francese, suo ministro degli interni tra il 1809 e l'8 e il 9, ed amico di molte importanti teste coronate d'Europa, da Federico di Danimarca a Ludwig di Baviera. L'arcivescovo, in corrispondenza epistolare con lo scultore veneto, aveva offerto anche protezioni al pittore Rudolf Surland, commissionandogli un proprio ritratto. Eccolo qua, questo è il ritratto eseguito da Surland, commissionandogli quindi un proprio ritratto ed altre tre opere per la sua galleria e presentandolo alla regina, che gli chiese poi un importante dipinto per la reggia di Caserta. Quindi Canova presenta Surland a Capecelatro, Capecelatro lo introduce negli ambienti napoletani, gli affida delle importanti commissioni e lo presenta anche alla regina. Oltre alla protezione accordata a Surland, in ragione dell'interessamento di Canova, in quest'ambito maturò anche la vicenda di una bellissima testa per la committenza privata partenopea, l'Erma di Vestale, oggi al Getty. E con questo siamo quasi giunti alla conclusione. La genesi di quest'opera, da collocare in una fase molto avanzata del percorso artistico dello scultore, prende le mosse da una testa che era stata sposta fin dal 1788 nella Farnesina e che, giunta a Napoli con le altre sculture provenienti dall'eredità di Elisabetta Farnese, passò prima dalla fabbrica della porcellana e poi nel 1805 raggiunse il museo. Ecco, la scultura farnesiana è questa. Questa testa femminile, nota allora come Vestale Tuccia, piacque moltissimo tra il Settecento e l'inizio del secolo successivo e fu replicata da Canova in più versioni. Quindi torniamo alla scultura canoviana. Due ancora sopravvivono a Lisbona e a Milano, ma la più bella e da molti considerata è quella che Canova destinò a Paolo Marulli, il cui nipote ed unico erede Sebastiano aveva sposato Carolina, la prima figlia di Francesco Maria Berio. Paolo Marulli, raffinato committente e dotato però di non ampie risorse finanziarie, come Berio stesso scrivendo a Canova sottolinea, chiese fin dal 1817 al suocero, all'arcivescovo Capecelatro, di intervenire in suo favore per indurre Canova ad inviargli un'opera. Ci vollero più di 5 anni, le ripetute sollecitazioni di Berio e di Capecelatro e la disponibilità dell'acquirente ad accogliere qualsiasi cosa fosse stata scelta dall'artista stesso per riuscire a realizzare il suo sogno. Inizialmente era stata chiesta una scultura raffigurante Partenope, secondo una precisa iconografia inviata allo scultore dal duca di Ventignano, altro noto frequentatore del salotto Berio. Marulli si dichiarò comunque disposto ad accettare anche altri soggetti e finalmente, dopo una fitta corrispondenza epistolare e con un prezzo trattato da Capecelatro stesso, nel 1821 giunse a Napoli l'Erma di Vestale. Stavolta il luogo dell'esposizione non doveva essere pubblico ma privatissimo, la Galleria Marulli d'Ascoli, nel palazzo di famiglia che si trovava alla Riviera di Chiaia. E da qui la celestiale Vestale, come fu definita, restò fino almeno al 1847 insieme a 2 tondi di Thorvaldsen e al rilievo di Nesso e Deianira dello stesso scultore, realizzando così quel confronto Canova-Thorvaldsen che in molte gallerie dell'epoca si conduceva però soltanto attraverso i gessi, quindi una piccola commissione però di grandissima qualità e con un preciso progetto collezionistico. Le sculture erano protette da un legato testamentario che ne affidava la custodia al Real Museo Borbonico qualora gli eredi ne avessero tentata la vendita. Ma già dal 1863 la Vestale non risultava più in loco e dopo vari giochi di rimbalzo sul mercato antiquario è giunta al Museo Getty, dove oggi ancora si trova, a Los Angeles. Intanto l'amicizia di Canova e Berio durava ancora e durò fino alla morte di quest'ultimo nel 1820. E chi se non Canova poteva essere incaricato del suo sepolcro?
Nel 1821 le figlie e la moglie Giulia Imperiale ricevettero un disegno tratto dal modello e nella lettera di accompagnamento lo scultore si affrettò a specificare che non era solito fornirne, ma per la Marchesa Berio avrebbe fatto un'eccezione. L'idea dello scultore prevedeva un alto basamento di ispirazione rinascimentale coronato da un sarcofago e decorato nella parte inferiore da un bassorilievo raffigurante un compianto. Qui lo vedete nell'incisione che è stata poi stato inciso da Bernardi ed incluso nella seconda edizione della Storia della scultura di Cicognara. E questa è l'incisione tratta da quel volume. Intanto, nel maggio del 1822, in occasione dell'ultimo viaggio di Canova a Napoli, fu firmato il contratto, stavolta il contratto c'era, ma l'opera non sarà mai realizzata, poiché interrotta per la morte dello scultore. Il modello in gesso del bassorilievo è oggi conservato nella gipsoteca di Possagno, mentre il sarcofago è stato utilizzato per la tomba dello scultore stesso a Possagno. E questo resta quindi a suggellare l'imperitura amicizia con il committente partenopeo. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi dispiace, forse mi sono dilungata un po' troppo su questi temi. Spero di non avervi annoiato. Ecco, questo è il rilievo che raffigura Berio con la moglie, la figlia che aveva sposato Sebastiano Marulli, che è questa figura che vedete dietro, l'uomo chino avvolto nel suo mantello è molto probabilmente proprio Giuseppe Capecelatro e il corpo del defunto ovviamente è quello che giace al centro.